Salve ragazzi, cari, sono Ginio tra questo nostro video di Ezio. Siamo qui nella Road 199 con la Isha, anche questa volta da soli. Ho sempre questo qui alla cripta, ragazzi, ma non c'ho voglia di farle, quindi direi di andare alla periferia di Lisia. Andiamo nella città di Amel. Proviamo ad avviare con F8, non posso acquisire. E allora ci andiamo normalmente. Anche questa volta mi sono dimenticato delle terme, ma vabbè, tanto ormai penso che questa serie la tengo per fare i dungeon così a caso quando c'ho tempo e voglia, perché costone da una vita che non registro in realtà, sapete? Dovrei chiedergli qualche giorno di questi di registrare. Comunque, per quanto riguarda lo speciale 3000 iscritti, intanto stiamo continuando a crescere, quindi bene così, mi fa piacere. Se non l'avete fatto, volete farlo, condividete il video, i miei video con i vostri amici. Questi qua continuano ad abbracciarmi, non voglio i loro abbracci, non l'hanno capito. Mandate, spammate il canale anche ai vostri amici. Ovviamente se gli piacciono i video che portiamo, non costringiamo nessuno a iscriversi. Questi mi ammazzano sicuro, ragazzi. Lo speciale lo caricherò questo sabato barra domenica, vediamo. Lo editerò giovedì probabilmente, ma mercoledì giovedì. Prenderò quei 2 giorni per editare lo speciale, molto probabilmente perché voglio fare qualcosa di figo e un pochino più complesso rispetto ai soliti video che edito in un giorno. E comunque sì, questo dungeon da soli è abbastanza difficile. Soprattutto a livello che ci abbiamo noi, perché qua non faccio veramente niente. Cioè, l'unico modo che ho per fare danni è spammare mosse. È un po' da spammer come strategia, però se lo devo fare, lo devo fare. Questo va via. Corridori ombrosi. Vai con i meteoriti. Olè. Bene così, bene, bene, mi piace. E vado. Posso liberarmi? Grazie. Siete un pochino troppo appiccicosi, lo sapete, ombre tempestose. Ma giusto, giusto un pochino, non mi sto lamentando di voi, assolutamente no. Cioè, io veramente rimango allibito dalla vostra bravura nel prendermi ogni volta. Intanto mi gratta qua sotto, non so perché. Beccatevi le scariche elettriche. E questo qua potenziato, cosa vuole fare? Vogliamo berci anche un caffè, un tè, un estate, una Fanta, una Coca? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non siamo mica al bar qui, eh. Dovresti anche andare un pochino più lontano e non provare a importunarmi perché sono una ragazzina. Non puoi, vai in galera altrimenti, hai capito? Olè, mori. Bene, bene, molto bene. Quello proverei a lasciarlo lì. Non so se va distrutto per forza. Non penso. Quindi continuiamo il nostro viaggio. E proseguiamo battendo tutta sta roba. Cioè, ragazzi, ma il dungeon è lunghissimo. Mi sa che ne faremo. Faremo solo questo probabilmente. Se ne faccio più di uno, questo qua lo taglio quasi tutto in pratica. Sta roba è bellina, dai. Prendi questo, dai. Ah, comunque ragazzi, vedete pure il video di ieri, è stato bellissimo, su Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 4, quello moddato ovviamente. Senza le nuove mod però, c'è ancora la versione vecchia, dovrò aggiornarlo prima o poi. Che molto probabilmente quello che volevo fare ieri l'avrei potuto fare se ci fossero state le mod aggiornate. Non lo so, perché non me ne intendo, non le ho viste. Questi continuano ad aggrapparsi a me. Io vi lancio i tornadi. Dovresti morire. Olè. 1, 2, 3, 4 settori e il boss. È fattibile, è fattibile. Non volevo andare così, ma vabbè. Ehi, dove sono? Lol, che cazzo di bug. Cioè, se cascavo lì morivo. Però sono rimasto tipo 3 secondi fermo. E poi mi ha teletrasportato qui, levandomi un pochino della vita. E vabbè, ciao, vai giù pure tu. Utilizza 4 item. Non posso utilizzare. Aia, cascano le torri. Salve, 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 salve a tutti quanti. Monitorio meteoriti, direi di sì. Facciamo pubblicità alla Bondi. Cascamo, facciamo cadere i meteoriti. Tu mi hai fatto cadere. Ciao. Ah, sei cascato nel tranello però. Sei morto insieme a me. Era la mia super strategia.
Vai col ciclone! Ciclone, 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 ciclone vincerà. Che roro, ti guiderò. Basta, non siamo qui a fare karaoke. Dai, dobbiamo battere questi tizi qui. Tutti quanti belli e brutti. Pronti? Meteoriti! E colpiamo tutti quanti con questo dragobolide. Sono quasi morti tutti quanti. Attenzione, lui però è rimasto vivo e mi fa crollare la torre in testa. Ma evitiamo con le leggi fisiche di non so cosa. Siamo riusciti ad evitare il colpo. E questo perché sta scappando da me? Cosa fai? Hai così tanta paura da scappare? Beccatevi altri meteoriti. È la vostra punizione questa qui. Meteoriti ancestrali di Genius. Questa lancia le bolle d'acqua e non mi permettono di respirare. Lei vi smetterla, io devo respirare. Quell'altro invece viene a rompere le palle da dietro. Voleva fare la presa. Ma sempre loro vogliono fare sta presa. Oh, aia, mi hanno frizzato. Ok. Meteoriti. È bella sta cosa e posso fare sempre i meteoriti, perché è una mossa fortissima. La mossa più forte che ho. Ciao. No, mi ha preso. Vabbè. Vai, americana, americana, fatemi un'americana. E invece volevate due piccioni con una fava. Sei ancora vivo? Non per molto. Ciao. Tre sezioni più il boss. Ok, pensavo di metterci leggermente di più. Quindi probabilmente ce la facciamo a farne due di minimo di dungeon. Buona così. Il problema è che finirò tutte le pozioni in questo, mi sa. Stando che finirò tutte le pozioni qui. Ah, ma sono già trasformato. Chi è questo con raggio fotonico? Smettila. Smettila, tiratore di luce. Delle ombre. Delle ombre, però tiri luce, eh. Quell'altro, ce ne sono due. Devo evitare quello. Dov'è? Eccolo qua giù. Smettila. Vieni qua, vieni qua. La 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 la. Devi morire. Sì, sì, corridore ombroso. Clear, alright, it's cleared. Andiamo. Prossimo. Allora, c'è una cassa, vorrei aprirla. Quindi, fatemi un attimo salire. Azz, veleno. Non posso arrivarci. No, 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 non va bene. Beh, stavo per fare il meteoriti. Poi un po' di gente l'abbiamo colpita. Posto così, quindi. Però che palle, sempre i soliti ci sono qua di personaggi contro. Ma un po' di varietà, tutti quanti questi qua che vogliono abbracciare soltanto. Siete un pochino ripetitivi, dai raghi, dai. Meteoriti di nuovo, sì che si rifanno i meteoriti. Questi qua ci perdono male dal meteorite. Non hanno modo per scapparci, quindi a posto, va benissimo così. Ah, ho utilizzato i 4 item senza manco volerlo. Pensavo di non arrivarci a usarli, invece li ho usati. Sì, però ogni volta mi do cose ai meteoriti perché questi qua sono bustati. Sono bustati. Le sirene sono rimaste. Eccole qua. Tanto sirene non sono in realtà, perché le gambe si vedono entrambe. Vai, casco insieme a voi. È clear? Ok, è clear. Mi hanno immobilizzato in aria. Ok, eccomi, andiamo. Spina oscura, siamo al mini boss. Poi dopo abbiamo il boss delle torte, ragazzi. Trasformazione e meteoriti. Il boss ce l'abbiamo, il mini boss ce lo stiamo combattendo qua davanti praticamente. E ci ha fatto la presa, ma sono in due, in tre. Quanti sono? Aia, sto morendo. Qua muoio. Devo runnare per 13 secondi. Velocemente anche. Ciao amici. No, sono all'ultimo secondo. Volevo evitarlo il suo colpo. Vabbè, mi tocca resuscitarmi. Posso resuscitarmi? Sì che posso. E allora vai meteorite. Vi ho tirati tutti qua nel trappolozzo. Bene, ho devastato la più della metà dei vostri guerrieri, signor non spina oscura. Adesso vorrei mettermi il mio buff e usare il teletrasporto e curarmi, soprattutto curarmi. Tu smettila, non ti sto colpendo perché sono straforte. Un altro boost. Aia, basta fare male però. Spina oscura, hai 8 barre di vita, stai per morire, lo sai vero? Lo sai vero che morirai ben presto, vero? Lo sai? Meteorite! Ok,
mercato non faccio mai niente, so fare solo meteoriti. Manco muovo la gravità, anche se sembro un po' Ociaco. Mi ha ucciso. Che palle. Mi curerò di nuovo. Eccomi. Ci diamo da fare? Intanto lancia il tifun. E insieme al tifun lanciamo pure i meteoriti. Sì, però dovrebbero colpirlo decentemente. Grazie. Adesso si comincia. Comunque questo è il mini boss e sto avendo difficoltà, ragazzi. Figuriamoci al boss. Diciamo che non sono proprio adatto. E Aisha non mi piace proprio come combatte. Ah, ma è lui, boss. Oh, cazzo. Bene. Ragazzi, ho solo due pozioni. Io non ce la faccio. Perderò malamente. Ce l'ho una cavalcatura. Eh no, che non ce l'ho. Spammiamo un po' i meteoriti, come quando da bambini contro i boss dei giochi spammavamo la mossa più forte che avevamo. È la stessa identica cosa devo fare. No, mi sono curato mentre stavo morendo, quindi mi ha sprecato la pozione, però non mi ha curato. Pazzo, pazzo, pazzo stronzo. Fallimento, fallimento, fallimento. È tutto un fallimento, tutto quanto. Sì, ma poi ci sono questi qua che rompono le palle. Ci prendono, sì, ci prendono, ci prendono, ci prendono qui, ci prendono lì, ci prendono qui. Ti, 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 ti. Posso fare? Lui sta fermo per il momento. Poi potrei mettermi pure un bel buff volendo e usare la trasformazione Kaioken. Esplosione fammi distruggere la sfera prima che esploda. Dov'è sta sfera? Aia. Non so dove sia la sfera. Perché è fermo? Oddio, no, ha 10 barre di vita e io sono praticamente morto. Non penso di potercela fare, però se riesco a prendere il mana, a spammare le mosse posso farci. Il problema è che lui mi ha legato al dito praticamente. No, è persa, ragazzi, ormai è perso. Ecco. Ripperoni, 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 ripperoni. Ah, ma aspetta, è vero, c'ho ancora sei cose per rianimarmi. Il problema è che le finirò tutte. Però se dovrei farcela. Non posso curarmi, è vero, però dovrei farcela, non perdiamo la speranza. Me l'ho dimenticato che avevo altre pietre rianimanti. Se io riesco a entrare ogni volta col meteorite. Sì, perché ogni volta che me ne spawna tanto c'ho il mana al massimo, quindi posso morire 6 volte e farcela. Pari, amico. Siamo pari, però tu sei molto più forte di me, ma ci proviamo lo stesso. Se continuiamo così col meteorite ogni volta che respawno ce la faccio. Perché leviamo sempre quella barra di vita che rompe, quindi possiamo farcela. Barre. Posso farcela. Ho anche la trasformazione. E i fottuti meteoriti non hanno fatto assolutamente niente a questo giro. Bene. Molto bene. Aia. Ecca qua. Azz. Qua è la fine della mappa. E secondo me è inutile, tanto mi ammazza sicuramente. Adesso respawno. Ho tutto il mana. E posso fare i meteoriti. Poi ci fermiamo qui, ragazzi, perché non posso fare questi dungeon. Da solo, soprattutto, non posso. Meteoriti! Vittoria. Con le ultime energie riusciamo a tirare il colpo. E c'è il portale che non farò assolutamente. No, 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 no. Esci, fa vedere Dinamo. Sono più 5. Boh, li raccolgo comunque, ma non penso siano buone per il mio hand. Comunque, per questo vi è tutto. Se vi piace, mettete un like, iscrivetevi alla canzone, ciao ragazzi. Ciao, sono voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece, se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.